Eccoci nella seconda parte del tutorial, dove vi spiegherò a grandi linee i passaggi utilizzati per fare questo disegno, che sono un po' i passaggi che già vi ho spiegato nei precedenti tutorial. Infatti, in questo ultimo tutorial volevo riassumere un po' tutte le cose che abbiamo fatto in questo anno e riproporle appunto attraverso questo disegno. Bene, possiamo iniziare. Come prima cosa mi sono creato un disegno a mano libera, quindi con la matita, e l'ho ripassato con la china e l'ho scannerizzato nel modo che vi ho spiegato l'altra volta e diciamo mi sono trovato appunto sul foglio virtuale questa immagine. Come seconda cosa ho creato un nuovo livello sopra questo e l'ho fuso a quello sotto con la fusione moltiplica e su questo nuovo livello io sono andato a crearmi il personaggio. Come ho fatto per colorare la regina delle liane? Semplicemente, come vi ho detto negli altri tutorial, ho inserito più colori, quindi un colore neutro ba base, per esempio, facciamo un esempio, la pelle, un colore base per la pelle, più un colore scuro, più un altro chiaro, e poi, come vedete, gli ho dato anche delle sfumature di colore verde sulla schiena e giallo qui davanti. A grandi linee, non bisogna andare lì, con precisione a mettere il colore, perché dopo io ho utilizzato questo strumento che è lo strumento pennello miscela colori, che mi ha permesso appunto di miscelare tutti i colori insieme e di creare appunto questi effetti che vedete qui, quindi di rendere tutto molto più fluido, molto più piacevole alla vista. I capelli, come ho fatto i capelli di questa donna? Elfo. Uguale, lo stesso sistema. Praticamente ho utilizzato tre tonalità diverse e poi praticamente con il pennello miscela colori e con un pennello a pettine, perché vedete il particolare vedete che qui è proprio pettinato. Con un pennello a pettine sono andato poi a miscelare i colori e diciamo il risultato finale è stato appunto questo. In questo modo sono riuscito a creare anche questi capelli, utilizzando appunto un pennello a pettine e lo strumento pennello miscela colori. Infine con la matita sono andato a colorarmi praticamente tutte queste venature verde chiaro. Poi mi sono andato a creare un ulteriore livello sotto alla donna. E mi sono andato praticamente a creare la prima parte dello sfondo, quella più in primo piano. Se io tolgo la donna adesso, si può vedere che il disegno è stato colorato anche nelle parti dove c'era la donna davanti, quindi parti nascoste. Infatti, se io rimetto la donna, tutta questa zona bassa non si vede. Perché l'ho fatto? Dopo vi farò vedere perché l'ho fatto. Ve lo faccio vedere alla fine. Poi mi sono creato un altro livello e ho creato la seconda parte dello sfondo, quella un po' più in lontananza. Come vedete, la prima parte dello sfondo è un pochino più definita rispetto a quella dietro, perché chiaramente questa qui sta in primo piano. Come ho fatto queste colorazioni? Semplicemente con lo stesso identico sistema, cioè ho preso un po' di giallo, un po' di verde, un altro po' di verde scuro, un po' di marrone, ho colorato tutta l'immagine, dopodiché sono andato con lo strumento pennello miscela colori, ho miscelato i colori insieme, infine ho utilizzato lo strumento scherma per illuminare, per dare un po' di lucentezza nei punti dove serviva, insomma, e lo strumento brucia per ricreare quelle ombre, perché ovviamente lo strumento pennello miscela colori, andando a miscelare i colori insieme, va a spegnerli un po' tutti quanti. Quindi poi serve un altro passaggio con lo strumento scherma e brucia che gli permette appunto di ritirare fuori un po' quelle luci e quelle ombre che si erano perse. Nel secondo livello di sfondo non è stato necessario andare troppo nei particolari, prude l'orecchio. Poi mi sono creato l'ultimo livello, che è ancora più semplice, addirittura non ha neanche
delle sfumature. Dietro mi sono creato questo sorta di sfondo giallognolo, come avete visto anche nello speedrow. Il risultato finale è questo. Bene, una volta creata la nostra immagine potremo applicarla sulla carta Magic. Per farlo occorrerà un programma, si chiama Magic Set Editor, è gratuito, lo potete scaricare da internet. Apriamolo, vediamo un po' come si presenta. New Set, scegliamo appunto Magic e il tipo di carta, clicchiamo OK, ci comparirà questo editor. Ora, cliccando su questo bordino laterale con il tasto sinistro del mouse, qui possiamo scegliere il tipo di colore di carta. La nostra carta è verde. Ok, benissimo. Cliccando invece sulla parte questa dell'immagine, andiamo appunto a sceglierci un'immagine da inserire. Eccola qua. Poiché l'immagine creata ha una risoluzione diversa da questa della carta, bisognerà in qualche modo adattarla. Ecco, così può andare. Clicchiamo OK. Benissimo, l'immagine è stata riprodotta sulla carta. E adesso andiamo a compilare le varie voci, cominciando appunto dal nome. Il nome di questa carta è Regina delle Liane. E si evoca con 2 più 3 foreste. Poi qui sotto, che tipo di carta è? È una creatura, è un elfo sciamano. Quindi noi adesso vediamo un po' di andarla a trovare. Elfo sciamano. Perfetto, adesso andiamo a scrivere i dettagli di questa carta. Allora, la regina delle liane ha sicuramente raggiungere, perché con le liane sicuramente può raggiungere le altre creature in aria. E poi, ogni qual volta la regina delle liane attacca, prende più x barra più x fino alla fine del turno, dove x è il numero di foreste del giocatore bersaglio. Ok, poi ancora più sotto andiamo a scrivere una frase d'effetto per questa carta. Dicono che la foresta sia l'estensione del suo corpo. Bene, chi l'ha detta? L'ha detta Airich del pendio roccioso. Chi sarà mai questo Airich? Lo scopriremo presto. Bene, ancora più sotto scriviamo il nome del creatore, Sandro Turrione. E poi infine scriviamo quanto è forte questa carta. Quindi questa carta ha 3 di forza, 2 di costituzione. Bene, alla fine, se vogliamo appunto trasformarla in un file JPEG da far vedere poi agli amici, basterà andare su File, Export, Card Image.
Pronto? No, mi sono influenzato. Sto condizionatore qua che mi ha fatto venire in malaccia. Sono tutto influenzato, mi fa male tutto. No, no, non posso venire stasera, sto male. Sto proprio male, 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 male.